Samuele Papi, buongiorno, grazie di avermi accolto nella tua casa ormai piacentina. Sei ancora in tenuta d'allenamento, ma sei sicuro di smettere? 42 anni, 30 anni di pallavolo giocata, qual è il segreto della longevità e soprattutto perché hai deciso di smettere? Sei ancora in splendida forma. Tanto ti ringrazio per il fatto che mi hai detto che sono in splendida forma. Buongiorno. Ma sì, ho deciso di smettere perché comunque era giusto smettere in questo momento. Anche perché durante la stagione sono arrivati comunque dei problemini fisici che mi stanno un po' ostacolando e mi stanno mettendo un po' in difficoltà tutti i giorni in allenamento. Quindi ho deciso, oltre a questo, anche al fatto che mentalmente sono arrivato un po' alla frutta, che era il momento giusto per smettere. Dispiace sicuramente, ma prima o poi questo momento doveva arrivare. Il tuo soprannome è O Fenomeno, ma da dove viene? Raccontiamo, perché io lo so, ma vorrei che lo dicessi tu. Ma magari abbiamo due versioni diverse, non lo so, non vorrei che. No, ma io credo che quello che mi ricordo io, perché comunque parliamo di tantissimi anni fa, è stato che quando sono andato al mondiale, che ho giocato titolare in varie partite, dei giornalisti, credo Pasini, non vorrei sbagliare, mi ha dato il Ok. nome di Io sapevo Delio Pistelli. Odelio Pistelli, ma sì, ma poi diciamo se la sono un Dopo po' se la sono un po' rimpallata, si sono rimpallata, presi il sì, merito. e quindi da lì è venuto fuori questo soprannome o fenomeno che non mi sono dato io per Ma te lo niente. senti cucito addosso comunque? Ma non lo so, all'inizio sinceramente mi pesava abbastanza perché comunque ero giovane, ero insieme alla generazione dei fenomeni, sentirmi. Mi chiamavano un fenomeno sui giornali, era un po', dico, ma io adesso mi sento un po' di pressione addosso, mentre in quel momento, essendo giovane, vivevo tutta l'esperienza con molta tranquillità e serenità. Beh, O Fenomeno, comunque tu hai avuto una carriera straordinaria, costellata di tante vittorie, hai vinto tanto ovunque tu sia andato, in particolare a Cuneo, ma poi alla grande sigla di Treviso. Hai qualche rimpianto in particolare? No, fondamentalmente rimpianti no, perché comunque ho sempre dato il massimo, ho sempre cercato di fare bene in qualsiasi società in cui ho giocato e sinceramente no, rimpianti no, forse non mi viene in mente niente di particolare che non rifarei, sono contento di quello che ho fatto, no, sinceramente no, ma anche perché se adesso avessi dei rimpianti, tanto non posso Puoi tornare metterci una indietro, in quel pezza. momento lì magari ho agito così perché mi sembrava giusto agire così. Se ho sbagliato, succede, non è che succede a tutti. Certo, ma tu eri un giovane di grande talento, qual è il segreto per farlo fruttare? Per diventare O Fenomeno? Poi sei tu O Fenomeno, ma i grandi campioni ce ne sono stati tanti, Posso essere quindi. abbastanza Certo, sfarzoculo così. sì. Scusate la No, parola. giustamente. Sì, perché comunque io ne ho visti tanti di giovani con del talento che magari non avevano voglia di lavorare in palestra. Io ho avuto questa fortuna che poi non posso dire chi me l'ha data, non lo so, perché io non è che vengo da una famiglia di sportivi, cioè mio papà non è né sportivo né anche mia mamma, quindi cioè, proprio mi è piovuta questa cosa addosso, che poi per caso sono andato a giocare a pallavolo, non è che era il mio sport preferito. E quando ho visto che avevo questo talento qua, ho detto, magari a 13 anni, cioè tu lo vedi che hai del talento, ma dici, vabbè, è un attimo, vediamo un po' quello Certo. che succede. Quando capisci, c'è 7 anni che esordisci in Serie A e dici, cavolo, ti fai un esame di coscienza e dici, io ho del talento, non posso sprecarlo. Cioè io mi sono detto, non posso sprecare un talento così, cioè io devo lavorare. E poi dopo c'era l'allenatore che mi ha fatto lavorare veramente tanto, che è Marco Paolini. E devo dire che però io lì mi sono proprio applicato tantissimo, cioè ho lavorato molto 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 per migliorare, anche perché comunque dovevo essere vicino alla perfezione tecnica, perché non avendo una statura fisica elevata dovevo sicuramente essere bravo tecnicamente. Hai già introdotto il tema della prossima domanda, infatti tu non sei un gigante fisicamente in un mondo però di grande fisicità e sei un esempio di tecnica perché il tuo bagger è forse uno dei migliori della storia della pallavolo, è da studiare assolutamente. E qual è secondo te oggi l'evoluzione della pallavolo nel rapporto tecnicità-fisicità?
Ma credo che adesso la fisicità sia un pochino superiore alla tecnica, perché comunque da quando ho iniziato io c'erano sì già dei giocatori alti, ma adesso c'è la media molto di più. E quindi all'inizio facevo meno fatica, poi pian pianino sono arrivati sempre giocatori più fisici. Credo che in questo momento la tecnica sia un po' passata in secondo piano. Però sono comunque giocatori che tecnicamente sono buoni, ma non sono, diciamo, super perfetti, possono magari migliorare ancora di più. E mentre una volta si lavorava tantissimo proprio sulla tecnica, c'era proprio un lavoro, uno studio di vari allenatori dove si lavorava tanto sulla tecnica, ore e ore a ripetere le stesse cose. Adesso, chiaro, con i tempi comunque di gioco che sono cambiati, perché si gioca ogni 3 giorni, si giocano molte più partite, magari c'è meno tempo per allenarsi e si punta più a migliorare l'aspetto della squadra che a volte proprio l'aspetto tecnico del giocatore. C'è un tuo erede dal punto di vista pallavolistico? Ma Lo guarda, intravedi tra i a giovani me non oggi? piace mai parlare di erede perché comunque credo che ogni giocatore sia diverso da un altro, ognuno ha le sue caratteristiche. Io credo che un giocatore che mi assomiglia molto, ma perché per la statura ed è molto bravo tecnicamente, credo Lanza, perché comunque non è altissimo, però è un giocatore molto tecnico. Parliamo di nazionale. Hai giocato 4 Olimpiadi e hai vinto 4 medaglie. Mai d'oro, purtroppo, ma questo lo sappiamo. Ti vediamo anche a Tokyo come portafortuna? Oh, no, non credo proprio, no. No, quelli sono stati dei momenti molto belli della mia carriera da un certo punto di vista. Da un altro punto di vista del risultato è chiaro che sono state sconfitte molto pesanti. Però sono diventate pesanti perché comunque noi quando andavamo come Italia alle Olimpiadi l'unica cosa che potevamo fare era quella di vincere l'oro e quindi secondo me si perdeva un po' l'importanza delle altre medaglie. Comunque credo che vincere una medaglia olimpica sia tanta roba. È solo che l'Italia era sempre favorita e dovevamo per forza vincere quest'oro. Non è mai venuto, speriamo arrivi il prima possibile. Io alla fine però sono contento, le mie 4 medaglie olimpiche me le tengo strette, perché comunque sono una cosa veramente molto bella in cui ho dei ricordi, anche se sono state sconfitte toste, ho dei ricordi comunque. Tu in nazionale hai giocato 360 partite, hai giocato anche 2 mondiali che hai vinto, 94 Atene e hai messo a sedere Cantagalli e 98 a Tokyo e hai messo giù l'ultimo punto. Quanto è stato importante per la tua vita e non solo per la tua carriera nazionale? Ma per la mia vita e per la mia carriera è stata importantissima. Sono stati dei momenti veramente molto belli. Ho avuto la fortuna di prendere la generazione dei fenomeni con cui sono cresciuto tantissimo perché mi hanno insegnato veramente tanto dall'allenatore che era Giulio Velasco, ma anche dai giocatori che formavano questa formazione, perché erano in quel momento il top a livello mondiale. E grazie a loro sono riuscito a vincere tanto subito. Nel 94 ho giocato varie partite, non mi aspettavo neanche di esserci al mondiale, e nel 98 da titolare, un po' il mondiale della consacrazione, no? Titolare e vincerlo, aver avuto anche la fortuna di metter giù l'ultimo punto, sono stati dei momenti veramente belli. La nazionale mi ha dato tanto, anche perché comunque la nazionale ti dà molta visibilità anche a livello internazionale, quindi secondo me è fondamentale per un giocatore. E poi ci sono state comunque belle esperienze proprio umane perché ti danno la possibilità di girare in tanti posti, di conoscere persone diverse, quindi è stato un cammino lungo, ma faticoso, ma anche bello. E la nazionale di oggi come la vedi? La nazionale di oggi la vedo molto bene, hanno fatto una gran cosa alle Olimpiadi, peccato perché potevano magari riuscire a vincere quest'oro, che boh, sarà maledetto, non lo so, non voglio aggiungere altro. È chiaro che adesso il pubblico italiano si aspetta qualcosa di più, nel senso che ormai l'Italia ha dimostrato di essere ancora forte e magari si aspetta che l'Italia vinca l'Europeo, o che faccia bene Il oltre o il mondiale mondiale, e quindi adesso la strada in è salita. tutta in salita e sarà sicuramente più difficile, però credo che la squadra ci sia, l'allenatore c'è, bisogna lavorare duramente, è chiaro che La siamo questione del lì. doping carico, come la vedi?
Ma sai, io credo che io sono abbastanza d'accordo, credo che un allenatore debba prendere una decisione, cioè se vuole essere allenatore nazionale, deve essere allenatore nazionale a tempo pieno finché sarà allenatore e deve essere concentrato su quello, andare in giro, vedere. Quindi sono abbastanza d'accordo. Chiudiamo con due domande su di te. Tu sei sempre stata una persona molto schiva, molto riservata, fuori dai riflettori. Ecco, ma è stato un modo per tutelarti? E quanto secondo te la notorietà poi rischia anche di influire sulle tue capacità di gioco? Rischi, diciamo così, diciamola con una battuta, di sederti troppo sugli allori quando sei troppo famoso? Perché tu ti sei comportato in questa maniera nella tua carriera? Io mi sono comportato in questa maniera così perché io ho questo carattere qua, non perché non volessi fare anche cose diverse nella pallavolo, ma è che il mio carattere è questo. Io non sono, forse sono un antipersonaggio, ma non è perché sono montato, perché non voglio frequentare altra gente, non voglio mettermi sotto i riflettori, perché sono fatto così, ho bisogno della mia privacy, della mia tranquillità, La tua famiglia. della mia famiglia, quindi io ho sempre agito come quello che mi diceva il mio carattere. Poi non credo che se avessi fatto una strada diversa mi sarei seduto, no? Anche se fossi diventato più famoso per altre cose, non avrei continuato a giocare bene o impegnarmi in palestra. Credo che quello sia una cosa, la palestra è un'altra. È chiaro che forse cambia la prospettiva delle persone. Magari sei più famoso, giochi male, ah, adesso pensa solo a questo, poi quell'altro non pensa più alla pallavolo perché sa che dall'altra parte è una strada da percorrere. Che strade da percorrere intravedi nel tuo futuro? Ah, questo non lo so, sinceramente non lo so. Chiaro che mi piacerebbe rimanere nel mondo della pallavolo perché ci sono da 30 anni. Vedremo, vedremo, io non voglio avere fretta, prendere delle decisioni che non mi piacciono, quindi voglio vedere che proposta arriverà, se arriveranno delle proposte, e poi Fratello ci aveva deciderò. detto che l'allenatore non lo avrebbe mai fatto. Tu cosa ne Credo pensi? anch'io che non farò mai allenatore, perché i giocatori sono dei bastardi. Quindi so come funziona, non è un ruolo facile allenatore, deve veramente piacerti perché comunque devi far andare avanti 12 e più giocatori, è la società che vuole i risultati, è un ruolo abbastanza difficile. Però, si dice la vita mai dire mai, però non, per il momento no. Vedremo, mi piacerebbe comunque anche da dirigente, secondo me si potrebbe riscoprire anche un ruolo che forse non c'è più nella pallavolo, quello di talent scout, no? Ma in una società avere uno che sa di pallavolo, mandarlo in giro a vedere anche giocatori giovani nel mondo per creare magari squadre un po' più giovani con giocatori che puoi lanciare e far maturare. Quindi ci sono opportunità, se ne so, adesso vedremo un po' quello che succederà. Allora, in bocca al lupo, Samu, grazie mille di Grazie tutto, è a stato un te. piacere, ci vediamo presto. Ok, ciao a Grazie, tutti. ciao.